questo esercizio clamoroso, adesso ve lo spiego. Beh ragazzi, come avete visto, questo è un esercizio molto molto tecnico, ma in brevissimo tempo, col metodo che fra un po' vi dirò, vi farà bruciare tantissime calorie. Un super power esercizio che vi sfinirà. Alla fine riprendo fiato e vi do le alternative, perché so che mi state dicendo: Gio, ma io ho la cellulite, Gio, ma io ho la ritenzione idrica, Gio, io ho mal di schiena, Gio, io sono una donna ginoglia, io sono un uomo che si allena con lo squat. Cosa posso fare? Va bene questo, vi risponderò a breve. Nel frattempo vi dico giofitness910@gmail.com e la mail da utilizzare per i programmi personalizzati a distanza, perché vi ricordo, allenarsi bene ma farlo con un programma fatto su misura su se stessi è un concetto ben diverso, un'esperienza completamente differente. Ciao ragazzi, sono Gio Ametrano, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non l'avete fatto, iniziate a seguirmi, se il fitness è quello che vi interessa, attivate la campanella e passiamo subito all'esercizio, perché so che siete qui su questo video per quello. Allora, come avete visto nell'intro, l'esercizio è, come vi ho detto, tecnico, cioè consiste in uno squat jump. Nella ricaduta si fanno due affondi e vi dirò adesso come farli nello specifico, ancora uno squat e il push up. Allora, alla fine del primo ciclo si fa un push up, alla fine del secondo se ne fanno due, poi tre, poi quattro, fino a cinque. Arrivato ai cinque push up ci si ferma e si passa a un crunch, quindi ad allenare gli addominali. Addominali che comunque sono allenati in tutto questo, perché durante il push up dovete contrarli ed è una specie di plank in movimento. Durante il salto, lo squat jump è un muscolo che ti permette di poter essere più stabile possibile, quindi laddove comunque lavoro. Attenzione, avete dei problemi di schiena, non ce la fate a fare il push up, volete delle alternative? Sono qui per questo. Però adesso vi faccio vedere bene com'è l'esercizio. Allora, innanzitutto dovete avere un qualcosa che vi permette di poter immaginare di doverla toccare. Determinate avere un punto di arrivo, perché così sapete che non potete fare un saltellino blando. Quindi, prima cosa, squat, jump, scendo, atterrando sulla punta dei piedi, salto direttamente con la sinistra, destra e di nuovo squat. Ok? Se non ce la fate a fare sinistra, destra, potete fare con saltello centrale, quindi squat jump, scendo, destra e sinistra, centrale, destra, squat jump. Ok? Lo rifroiamo, lo rifacciamo. Attenzione, molto importante, negli affondi non voglio vedere questo, cioè non giro tutto il corpo, perché a quel punto non avrebbe senso farlo, lo farei frontale. Il corpo rimane sempre frontale e faccio un affondo laterale, però cercando di portare la punta dei piedi più dritta possibile. Ora, facciamo il primo giro, squat jump, scendo, 1, 2, squat jump, scendo giù, push up, 1, e di nuovo su. Adesso faccio la stessa cosa, ma con due push up. Vado su, e giù, 3 push up e così via fino a 5 push up. Come vedete, nonostante io lo faccia spesso, comunque io sono raffiato. Se non ce la fate, allora fate squat, affondi, salto, push up e vi fermate 30 secondi, ripartite. Alla fine del ciclo fate i crunch. Ovviamente i crunch li potete fare tranquillamente sul pavimento, potete decidere che tipo di addome fare. Se avete una fitball, io ve la consiglio, perché vi permette di fare un movimento leggermente più ampio e controllato. Quindi andiamo su, ci sediamo in questo modo, scivoliamo con la schiena sulla palla, vado dietro e su, 1, ne faccio 10. Allora, durante il crunch lavoro anche sulle gambe, perché le gambe spingono indietro il gluteo, fa slittare la palla e io vado su, quindi una specie di aiuto, ma che ci serve per
non mettere sotto sforzo troppo l'arco lombare e quindi preservare la schiena. E quindi è 1, 2, 3. Naturalmente questo lo potete fare veloce, un po' più lento. Vi faccio vedere frontalmente perché è importante. Le gambe non sono unite perché altrimenti avrete dei problemi di equilibrio. Gambe divaricate. Si parte così, mi siedo, slitto leggermente fino a quando la palla non arriva sulla parte lombare. Vado giù, divarico le gambe. Salgo e spingo con i talloni. Vado giù. Salgo, butto fuori l'aria. Lo facciamo 10 volte. Se alla fine del lavoro col crunch sentiamo il soffiato, allora cerchiamo di camminare, passeggiare in questo modo. Non rimaniamo fermi, non ci sediamo alla sedia, ma dobbiamo camminare. Dobbiamo sentire che lentamente il soffiato comincia a diminuire e poi partiamo subito. Allora, partiamo subito con l'allenamento. Grinta, se volete lo potete fare insieme a me. Non dovete preparare nulla, magari mettete un po' di musica, nemmeno il cronometro vi serve soltanto sentire voi stessi. Vai giù! Uno, push up, largo. Uno, due push up, uno, due. Tre push up, uno, due, tre. Quattro, uno, due, tre, quattro. E cinque, uno, due, tre, quattro, cinque. Rispondo un po' alle vostre domande perché so che me ne state facendo, vi sento, vi ascolto. Nel frattempo sto ancora recuperando, questo mi fa capire quanto è veramente impegnativo tutto ciò. Quindi ognuno di voi dovrebbe tararlo su se stesso. Quindi magari fai l'esercizio di squat e affondi, recuperi qualche secondo, parti col push-up. Allora, se il push-up non ce la fai, parti subito col push-up sulle ginocchia. Quindi non questo, ma ginocchi a terra e vado giù. Se non ce la faccio ancora, ginocchi ancora più vicine alle mani e vado giù. Naturalmente, più le ginocchia sono vicine, più sarà semplice l'esercizio. Importante fare il push-up perché è un esercizio che fa defluire il sangue dalla parte bassa e quindi vi permette di bruciare ancora più calorie, oltre ovviamente a stimolare il tricipite. Per quanto riguarda invece lo squat, se avete dei problemi di circolazione, quindi siete ginocchia, quindi i salti non dovreste farli, o magari se avete dei problemi alle ginocchia, alle caviglie, quindi i salti non fateli. Fate lo stesso esercizio senza salto. Vi assicuro che è impegnativo lo stesso, ovviamente non c'è l'esplosività, ma è forte. Per quanto riguarda gli affondi, come vi dicevo, se non riuscite a passare da questo a questo direttamente, potete fermarvi al centro, quindi è su, scendo e vado. Ok? Determinante sapere questo, se vogliamo lavorare più sul quadricipite, allora l'affondo lo faccio con un passo breve, quindi ginocchio poco distante dal tallone e vado sull'altro ginocchio. Se invece voglio lavorare sul gluteo, allora faccio questo, in questo modo. Il gluteo lavora maggiormente. Se non riusciamo a fare gli affondi con lo slancio laterale, allora possiamo tranquillamente fare degli affondi frontali. Come avete visto, magari se andate dietro nel video, ogni tanto ho sbagliato, cioè ho fatto lo squat jump senza portare su le braccia. E questo è un errore perché, come vi ho detto, non portare su le braccia, uno, è un dispendio calorico inferiore, due, non avete l'obiettivo. Avere l'obiettivo in questo allenamento è determinante. Se non hai l'obiettivo, salti poco. Se hai l'obiettivo, vai fin sotto il soffitto. È determinante. E quando non ce la fai, sei più esplosivo. Se hai l'obiettivo. Altra cosa può capitare, come vi ho detto, che durante l'esecuzione l'appannamento mentale ti porta a eseguire male. Quindi, non so se avete visto, in una serie ho fatto un affondo non eccellente. Quindi, questo è non con un bello slancio.
Può capitare, non succede nulla, la cosa determinante è sapere dove stai sbagliando e la volta successiva non farlo. Allora, potete fare due circuiti. Quindi questo circuito, squat, affondi e push-up fino a 5, con 10 crunch, 1 minuto di recupero camminando e si riprende. E finisci col crunch e basta. Quindi questo è già un buon workout. Se poi ce la fate potete aggiungere il terzo e il quarto, però vi assicuro che già due sono determinanti. Questo tipo di allenamento lo puoi inserire tra un lavoro cardio e l'altro. Molte volte capita che in palestra vediamo persone stare 40 minuti sul tapis roulant, sbagliatissimo. Quindi cosa si può fare? Si può fare 10 minuti di tapis roulant, un circuito squat affondi push-up fino a 5, vado ancora sul tapis roulant, lo rifaccio questo circuito con il crunch per 2 volte e ancora tapis roulant finale 20 minuti. È un allenamento, ragazzi, vi assicuro, devastante. L'ho fatto una volta e ho maledetto il giorno che ho deciso di farlo. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Vi ringrazio di avermi seguito fino qui da Joe Fitness. Per adesso è tutto, ma solo per adesso. Vi ricordo il like, importante per supportare il canale, e commentate se avete dei dubbi. Ciao, ragazzi.